un record per il duo britannico The Shires. I mitici Christy Rhodes e Ben Earl sono la prima band che riesce a portare in testa le top 10 del Regno Unito alla musica country. L'album si intitola Brave ed è stato pubblicato a fine febbraio. Facciamo quello che ci sentiamo di fare, che ci piace. Non avvertiamo alcun tipo di pressione. Ci piace la musica country, ma siamo britannici, le nostre canzoni parlano di cose inglesi. Ci piace molto il nostro disco, ci piace calcare il palcoscenico, suonare insieme, scrivere insieme. Ci viene naturale interpretare il country. The Shires sono in tournée in Gran Bretagna dall'8 di aprile. A soli 19 anni la cantautrice britannica Ella Henderson, una ex di The X Factor, è nel pieno di un sogno, ha vinto un album di platino con singoli di successo. Nonostante le lunghe trasferte americane, adesso è tornata a casa per promuovere Mirror Man, il quarto singolo estratto dal suo album. Il brano racconta di un ragazzo egoista, pieno di sé, cosa che noi ragazze notiamo spesso. Per questo ho voluto affrontare questo tema. Anch'io nello studio spaziavo dalla passione alle arrabbiature. Mentre incidevamo il disco non sapevamo se avremmo incluso questo brano. Nella canzone si può notare un aspetto della mia personalità più provocante, un aspetto che non voglio manifestare. Ella Henderson parte in tournée nelle isole britanniche dal 27 di aprile. Sugar.